Anche ora. Chiudiamo questa Remo Gonzaga appunto con le interviste post partita con coach Mattias Di Marco. Coach, partita che è iniziata molto bene per voi, nel secondo tempo c'è stato qualcosa che non è andato, cosa è successo? Allora, di sicuro penso che non è il momento di fare un'analisi su quello che non è andato, me la riguarderò stasera appena rientro a casa. Sicuramente il terzo quarto loro hanno aggiustato in difesa qualcosa, noi non siamo stati in grado di un po' capire questo tranello. Se non mi sbaglio ne abbiamo finito con due punti soltanto quel quarto lì e ci siamo presi un gap che poi purtroppo ce lo siamo portati fino alla fine. Cosa dovrai cambiare per la seconda gara? Non te lo posso dire. Hai ragione. Una domanda che ora non posso rispondere, soprattutto cercherò di tenermi qualcosa per me, da valutare le cose sicuramente positive, le cose che non hanno funzionato, cercare di capire che cosa potremmo fare in più a casa nostra per cercare di ribaltare o pareggiare, la serie. Posso chiederti l'impatto delle catanesi, di Dio e di Cerdello, come l'hai valutato? Allora, sono due giocatrici che ci danno tanto, soprattutto perché mi allungano molto la rotazione, sia dal punto fisico, con chili e centimetri, che dal punto di vista di gambe, perché ne avevamo poco, ne abbiamo aggiunto altre due, quindi penso che abbiamo una rotazione un po' più lunga ora, però abbiamo avuto sicuramente poco tempo per inserirle con gli schemi e tutto quanto. Grazie mille, coach. Adesso vediamo chi altro riusciamo a beccare.